Sabato 18, un classico workout condizionamento metabolico senza pesi e perché non farlo con un hero? Sabato 18, nel warm up andiamo a fare 200 metri di corsa, dopodiché abbiamo 10 warm walk e un minuto di jumping jack. Dopo tutta questa parte di riscaldamento abbiamo il nostro workout che è un hero Alan. Ed è così fatto, è un four time dove andremo a fare all'inizio 1,5 miglio di corsa, quindi circa 2 km, dopodiché abbiamo 60 plank shoulder tap, 15 VWAP, 40 plank shoulder tap, di nuovo 15 VWAP e ora poi si risale, 40 plank shoulder tap, 15 VWAP, 60 plank shoulder tap, 15 VWAP e per finire di nuovo 1,5 km di corsa e come cash out, enjoy the rider! E non dimenticate di seguirci sui nostri social che sono Facebook, Instagram e YouTube. Warm up che inizia con 200 metri di corsa. Al rientro, dopo i 200 metri, dobbiamo fare che cosa? 10 warm walk, quindi apriamo bene i piedi, gambe tese, andiamo con le mani a terra, gattoniamo con le mani in avanti, tocchiamo con petto e coscia, effettuiamo un push up e ritorniamo indietro di nuovo nella posizione in piedi. Gambe tese, addome attivo, tocchiamo con petto e coscia e ritorniamo nella posizione iniziale. Dopodiché abbiamo un minuto di jumping jack, mani che vanno a toccarsi sopra la testa quando i piedi si allargano e poi andiamo a toccare con le mani le cosce. Dopodiché abbiamo il workout che inizia con 1,5 miglio di corsa. Al rientro di questo 1,5 miglio di corsa abbiamo 60 plank shoulder touch, quindi ci corichiamo a terra, mani sotto le spalle, ci spingiamo via da terra, andiamo in plank, stabili e attivi con il core, dopodiché mano che va a toccare spalla opposta mantenendo la stabilità del corpo, quindi senza andare a ruotare il bacino. Finito il 60° plank shoulder touch, ci corichiamo a pancia in su e facciamo dei VWAP, gambe tese, braccia tese lungo le orecchie. Le mani vanno a toccare i piedi, nel momento in cui si toccano l'unica parte del corpo che tocca il pavimento, che rimane a contatto col pavimento, sono i glutei. Finiti questi 15 VWAP, abbiamo di nuovo shoulder touch e ne dobbiamo fare 40, sempre con mano opposta, mano che va a toccare spalla opposta. Dopodiché abbiamo 15 VWAP, di nuovo 40 plank shoulder touch, di nuovo 15 VWAP, 60, quindi come inizio, plank shoulder touch e per finire il workout non ci sono questi 15 VWAP ma ci sono direttamente 1,5 miglio di corsa. Al rientro dalla corsa, workout fatto, finito, stop, inizia il weekend, ciao ciao, ci vediamo lunedì, enjoy the rider!